tutti, oggi nuovo video sui prodotti finiti del mese di maggio. Questo mese ne ho abbastanza, quindi anche prodottini nuovi che ho provato e testato e di cui volevo parlarvene, quindi parto subito, altrimenti questo video dura tipo mezz'ora e non è il caso. Allora, il primo prodotto, parto subito dal corpo, quindi il primo prodotto che ho finito, che ormai già conoscete se seguite i miei video, è questa crema corpo qui. Ve ne ho parlato in diversi video, l'avevo inserita tra i preferiti, tra le scoperte, perché veramente io la adoro. E si tratta della crema corpo al karité e cacao della Lovea. Questi sono 500 ml e ho pagato tipo 3,90 euro, cioè 4 euro, comunque non è molto, non ha un prezzo eccessivo. Io la consiglio a tutte le ragazze o i ragazzi che hanno la pelle secca, molto secca, perché questa è fantastica. Non è un prodotto bio, qui dice che è al 95% di origine naturale, però non fa parte della linea bio della Lovea. Io veramente la adoro, adesso sto già utilizzando un altro boccione, però non riesco a trovarla più facilmente, quindi spero che arrivi in negozio, perché non posso più farne a meno. Anche adesso con l'arrivo del caldo io continuo ad utilizzarla, perché è una crema che si abbastanza liquida e che si assorbe facilmente, quindi non mi dà fastidio con il caldo, quindi ve la consiglio. È questa qui, ottima. Un altro prodotto per il corpo che ho terminato è questa crema qui della Omia. Questa è all'olio di jojoba, olio biologico estratto a freddo, contiene 0% di siliconi, di parabeni, di minerali, coloranti sintetici. Allora, questa crema non mi ha fatto impazzire, l'ho terminata perché non mi piace buttare i prodotti nuovi e quindi comunque l'ho utilizzata, però non mi è piaciuta più di tanto. Anche qui dice che è una crema corpo restitutiva e nutriente per pelli secche e ruvide, però a me che ho la pelle secca non è servita molto, perché non l'ho trovata né nutriente e né non andava ad idratare la mia pelle, quindi anche la profumazione non mi faceva impazzire, perché poi leggendo tra i vari ingredienti c'è la cannella e io all'interno l'odore della cannella mi piace mangiarla, però come odore all'interno delle creme non mi fa impazzire e quindi non mi è piaciuto tanto. Fatemi sapere se voi l'avete usata e come vi siete trovate, perché può essere che sono una mia opinione, naturalmente. Poi, per quanto riguarda il corpo, creme corpo finito, ho terminato deodorante. Questo deodorante qui, che ormai chi mi segue dall'inizio sa che io adoro i deodoranti roll-on, questi qui della Yves Rocher, e adoro quasi tutte le profumazioni. Questo è al tè verde della Cina e ve lo consiglio. Questi deodoranti qui sono con lo 0% di sale d'alluminio, senza parabeni, e sono ottimi. Ragazze, per le ragazze che soffrono di irritazioni, di allergie, che non possono usare i deodoranti spray, vi consiglio questi qui, sono ottimi. Io da quando uso questi, anche la mia mamma li usa, perché la mia mamma soffriva di irritazione, ogni volta che usava un deodorante si irritava sotto le braccia, ma con questi deodoranti qui non le succede, quindi ve li straconsiglio, perché non bruciano, anche dopo la depilazione potete usarli tranquillamente, perché sono molto molto delicati, hanno delle profumazioni pazzesche, sono ottimi. Poi questo qui al tè verde della Cina ve lo straconsiglio per l'estate, perché è proprio bello fresco e poi la profumazione dura anche a lungo, super consigliati. Fatemi sapere, so
che già molti di voi li conoscono e li usano, ma fatemi sapere se voi cosa ne pensate. Poi ho finito un'altra boccetta di questo profumo qui. Questo è il Tesori d'Oriente all'orchidea della Cina. Voi sapete che ormai sono letteralmente impazzita per questo profumo, perché veramente è il mio profumo. Questo è il mio profumo. Non ne sto usando altri perché mi fa impazzire. Questa praticamente lo uso di giorno, la sera, nelle grandi occasioni, e ho ricevuto spesso anche complimenti per il profumo, quindi veramente straconsigliato. Io adoro questa profumazione. Ho usato anche il dolce a schiuma che vi mostrai in un altro video. Questa linea è fantastica anche perché per il prezzo che hanno le profumazioni sono intense e durano a lungo. Io a volte do una spruzzatina anche sugli abiti e la profumazione resta dalla mattina alla sera, ma proprio pazzesco, e quindi adoro. Ora ne ho già un'altra, quindi questa è già la seconda che finisco nel giro di 3 mesi, così, perché proprio mi piace tanto. Poi ho finito anche un dei dischetti struccanti. Questi sono quelli della Surprise, dischetti make up 100% cotone, abbastanza buoni. All'interno ce n'erano quanti? 100, e li ho pagati tipo 70 centesimi, non ricordo dove, e non male, mi struccavano bene, non lasciavano i pelucchi, devo dire che mi sono piaciuti, e quindi ho terminato questo. Poi ho terminato anche queste salviettine qui, queste mini salviettine, queste sono quelle da formato pocket da portare in viaggio, infatti queste le ho usate durante il mio viaggio in Germania. Queste sono della Clinians con minerali e acqua vegetale di tè bianco, e devo dire che io non sono un amante delle salviettine, non le uso quasi mai, però per il viaggio erano comode, insomma, e quindi le ho usate e non mi sono dispiaciute. Devo dire che mi sono trovata bene, andavano a rimuovere bene il trucco, non bruciano gli occhi, le ho trovate abbastanza delicate, anche la profumazione è molto delicata, e quindi te le consiglio. Poi le ho pagate pochissimo, erano 10 salviettine, le avrò pagate tipo meno di 1 euro, quindi da OBS le ho comprate, e quindi straconsigliate. Poi ho terminato un dentifricio, che è questo dentifricio qua della Joby. È un dentifricio bio all'aloe con eucalipto e malva, e non mi è piaciuto perché l'ho trovato è un gel non schiumogeno, la maggior parte dei dentifrici bio non sono schiumogeni, però non è questo il problema è che era completamente in sapore, non l'ho trovato, non dava freschezza alla bocca, non mi lasciava nessun sapore piacevole, proprio un dentifricio in sapore, e poi mi dava anche la sensazione di non lavare bene i denti. Sarà anche per il fatto che non fa schiuma, e quindi non siamo, almeno io non sono abituata a questo, però questo non mi è piaciuto, l'ho trovato un dentifricio inutile. Anche io ne ho usati altri biologici molto buoni, infatti ho pensato, compriamo questo, all'aloe, c'è la malva, c'è l'eucalipto, avrà un gusto fresco. E proprio no, ve lo sconsiglio perché non, almeno per quanto mi riguarda, era un pochino come se non lavasse, come se non andasse a lavare i denti, e quindi un po' inutile, quindi ve lo sconsiglio. Poi fatemi sapere se voi l'avete usato, come vi siete trovate, perché mi interessa sempre sapere cosa ne pensate. Poi ho finito anche questa lozione qui della Benefit, che mi era arrivato
facendo un ordine su Sephora, e questa lozione, a parte la profumazione che è meravigliosa, molto delicata, floreale, e la boccettina che adoro, infatti non la getterò via perché mi piace troppo. Questo siero, qui io ho la scatola, e questo è per tutti i tipi di pelle, è un siero energizzante e devo dire che mi piace, a parte che sono, quanti ml? Niente, 5 ml e mi è durata abbastanza, anche perché ne bastava una goccina, ed è veramente ottimo. Io spero di trovarlo in profumeria perché mi è piaciuta proprio tanto. Andava proprio dopo aver applicato questa goccina, la mia pelle era liscia 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 come la seta e durava a lungo questa sensazione, quindi mi è piaciuta davvero tanto. Ora non so né quanto costa né se da Sephora qui da me ci sia, devo dare un'occhiata e vi farò sapere. Comunque ve lo straconsiglio questo siero. Poi ho terminato uno stick labbra al karité dei provenzali che mi è piaciuto tantissimo. Ora ne sto usando un altro, poi vi farò sapere, molto buono questo. E poi ho finito due maschere di Sephora. Allora, di queste maschere ne avevo sentito parlare benissimo sul web, anche da chi ha Scritch ne avevo sentito parlare bene, e incuriosita le ho trovate e ne ho comprate due. Allora, ho comprato questa qui che è al miele, e un attimo, vi dico, questa dovrebbe essere nutriente. Sì, maschera al miele nutriente, e questa qui arancione. Sono le maschere quelle in tessuto, vanno applicate sul viso naturalmente pulito ed asciutto, e devono agire 15 minuti. Allora, questa mi è piaciuta tantissimo e non necessitano neanche il risciacquo. Questa è ottima soprattutto per la mia pelle che naturalmente è sempre secca, secca e disidratata. Questa mi è piaciuta tanto. Voi sapete che io adoro farmi le maschere in casa, non c'è bisogno di dirlo, però la sera quando torno dal lavoro e sono stanca, molte volte non mi va di mettermi a preparare la maschera, e ho deciso di provare una di queste due in realtà, e questa non mi è dispiaciuta assolutamente, mi ha lasciato la pelle bella morbida e liscia, me la sono sentita bella nutrita dopo averla applicata. Io, siccome era una maschera a miele, dopo ho comunque fatto un risciacquo perché non mi sentivo il viso appiccicaticcio, quindi io l'ho risciacquata, però potete anche non risciacquarla. E poi ho usato anche questa qui che è quella ai fiori di loto, sì, e questa idratante rilassante, questa qui, e anche questa non mi è dispiaciuto, ho preferito questa qui al miele, però neanche questa devo dire che è male, anche questa l'ho risciacquata perché mi dava sempre questa sensazione di appiccicaticcio sul viso e non mi piaceva, perché poi dopo aver applicato le maschere ho risciacquato il mio detergente e poi sono andata ad idratare la pelle ulteriormente con una crema. Quindi, però comunque, se non avete la pelle secca come la mia, potete anche risciacquare e non mettere la crema se volete, perché comunque idratano, devo essere sincera, sono molto idratanti. E queste le ho pagate, erano in offerta a 3,95 euro, e quindi ho deciso di prendere queste due. La prossima che prenderò sicuramente sarà quella al tè verde, mi incuriosiva. Poi ho finito tre prodottini di make up e sono praticamente le mie adoratissime matite pastello della Neve Cosmetics per le labbra. Ho finito la Marmotta Rose M203 che ormai è proprio ciao ciao, finita, e quest'altra che cos'è? Aiuto, vediamo se si... Ah, questa è la Ballerina Pink 202, che ormai veramente è arrivata alla frutta, proprio non ce n'è più. E queste, ve lo ripeto, ma ormai lo sapete,
sono le mie matite labbra preferite, le adoro. Poi l'ultimo prodotto di questo mese, ne avevo abbastanza, è questo eyeliner qui della sempre di Benefit, che mi era arrivato sempre nel pacchettino regalo da Sephora. E questo eyeliner qui, quello che ha la punta in morbida in silicone e qual è? Il push up liner, ed è veramente, mi è piaciuto tantissimo. Ci ho messo un po' di tempo per capire come dovevo usarlo, perché è un po' strano, però una volta capito, devo essere sincera, è molto molto buono. Ha una colorazione nera intensa, proprio un nero nero, eppure il tratto molto deciso e facile da applicare. Vorrei provare quella grande, l'eyeliner quello in penna grande, e usarlo per più tempo, perché comunque questo, essendo un campioncino, c'era proprio una minima quantità di prodotto all'interno. Però mi è piaciuta questa linea nera intensa, mi piaceva tantissimo, e quindi ve la straconsiglio. Niente, basta, questi erano tutti i miei prodotti finiti del mese di maggio. Fatemi sapere se li conoscete, come vi siete trovate voi, tutto nei commentini qui sotto. Se avete da consigliarmi qualcosa, fate pure, scrivetemi tutto nei commentini. E niente, io mi fermo qui perché ho già parlato abbastanza. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un bacio, a presto, ciao.